inganni di un giovane tenente di vascello e del suo datore di lavoro. Ingannata, tradita, infangata per la vita. Servire. Obbedire. Non poter essere niente. Un abito di servizio sciupato che ogni sera si appende al muro ad un chiodo. Dio mio, che cosa spaventosa non sentirsi più pensata da nessuno. Nella strada vidi la mia vita. Mi aveva ingannata e
del cofre. Dio mio, Dio mio, ma che bisogno c'era? E che cosa dicevano? Della caduta? Della bambina? Della caduta della bambina? Povera piccina, povera piccina mia! Dunque, il console si è dimostrato con me come una cinica ferocia. No, lui, la moglie, la moglie, Dio mio, perché è gelosa di me, di me. Oh, Dio mio, la mia ninnetta, la mia bambina, piccola, magra, bella, bella come un fiore. Traballava tutta su quelle sue gambolotte rose. Ad ogni passino le sobbalzavano perfino le guancette. E le boccole d'oro come ne scendevano. Voleva bene a me. A me soltanto quella bambina. E fu lei, sai, quando venne quell'altro, in crociera. Il giovane tenente di Vascello la spiga. Fu lei a crearmi l'incanto, che doveva perdermi, là in quel giardino, quella notte, con quegli odori, i profumi, i sapori, bellissimo! Ah, Dio, l'avessi vista, materna, materna, perché lui, il giovane tenente La Spiga, aveva chiesto formalmente la mia mano a lei e al console a cui io ero stata affidata. E poi, quando lui partì, Dio mio, come si fa? Come si fa a cambiare improvvisamente da così a così? Niente, niente che andasse bene a finirmi minuto per minuto. E poi, alla fine, incolpata, incolpata ingiustamente della disgrazia. Mentre era stata lei, lei, la madre, a mandarmi fuori quel giorno per non so che servizio. No, 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 non voglio dire, non voglio dire, non vorrei pensare più a nulla adesso, in realtà, di quel che avvenne quella sera in quel giardino. Quello che sofferti, sono sicura che se ne venne con me, su quel piroscafo, la bambina morta, per non restare là, coi suoi cattivi genitori. Ho questa impressione che la perdetti quando scesi dall'albergo, quella sera. E appena arrivata qua andai a cercare lui, andai al Ministero della Marina, ma non mi andava da diverso tempo, perché mi dissero che ero alla vigilia del matrimonio con un'altra donna. L'impressione di questo tradimento, così crudo, inaspettato, fu tanta che m'avvilì. Non avevo più neanche 2 lire nella borsetta. E andare come una mendicante. E così, stringendo delle mani, quelle compresse di veleno, ripensai alla bambina. E mi feci coraggio al pensiero di lei, che avendola perduta la sera prima, sarei andata a ritrovarla. La mia vita, quella vita, con tutto quel fango che mi gettarono addosso, io non voglio più viverla. Io, che ne soffrii fino alla disperazione.
ricordo del racconto che è stato fatto sui giornali. Bello, bello, oh, bello, 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 come quel tuo romanzo che hai scritto. Bello, bello, come quell'altro tuo romanzo che ho letto. Aspetta, aspetta. Come si chiama? Ah, l'esclusa. Ecco, l'esclusa. No, 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 non è mio. Oh, guarda, mi pareva. Sì, è un certo nuovo scrittore, Pirandello, che io particolarmente non posso soffrire. Oh, no, 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 è che... Benedetto Dio, poteva dirmelo che la signorina è quella dei giornali, la signorina Drey, è Silvia Drey, vero? Scusi, scusi, e come fa lei a sapere che è lei? Ah, lo so, poverina, poverina. Sa, io sono veramente contenta che lei sia guarita e che sia qua. Lo so, perché è venuto da me. Guardi. Ecco, il giornalista che ha scritto la sua storia. Povera figliola, se sapesse che piango ho fatto leggendo sul giornale tutta la sua storia. È permesso? Oh, signor Cantavalle, prego. Il suo articolo ha suscitato un'onda di favore e di riscatto della giovane Silvia, accusata ingiustamente di aver causato la morte della bambina, figlia del suo datore di lavoro, Brotti, contro la Smirna in Turchia. L'esito favorevole dell'intervista elettrizza e fuori con entusiasmo il modesto giornalista di provincia. Signorina, mi permette che io mi compiaccia non solo con voi per il vostro scampato pericolo, ma anche un poco con me e per la bella fortuna che ho avuto e che è ridondata in tanto vostro favore. Dico d'aver commosso con la mia povera prosa raccontando il giovane tenente di Crescendo. Pietosissima storia. Un illustre scrittore come il signor nota. E non vi potete immaginare il piacere che ne ho. Oh, sì, sì, grazie. È stata veramente una fortuna per me. Ora non so, sudo freddo, qui una smania. Si sa, le conseguenze del veleno, si sa. Vedrete che con le cure e la tranquillità. Oh, sì, sì, grazie, grazie. Sono dolente per il disturbo. Ma un momento, un momento. Ma che diavolo vuole ancora codesto, signor console? Il console? Che forse qua? Qua, sì, è venuto ieri al giornale a fare l'ira di Dio, a chiedere vibratamente una smentita. Una smentita? Il console? E di che cosa? Di che cosa vuole una smentita? Ma di tutto dice, di tutto. Oh, Dio mio, Dio mio. Ecco, vede, vede, il male che io non volevo e che lei mi aveva promesso di non fare. Ma che male, signorina? Quale male? Ma sì, di stampare il nome della città, la qualità delle persone. Ma no, signorina, vi posso giurare che io non l'ho stampato. Io ho detto soltanto il nostro signor console a Smirne. Cosa vuole che ne sappia il pubblico che legge di questo nostro signor console a Smirne? Non lo sapevo neanche io e non lo so neanche adesso.
Tutto mi potevo figurare tranne che ieri mi piombasse come un fulmine in redazione. Oh, Dio mio! Dio mio! Dio mio! Sì, sei venuto per la disgrazia della figlia che noi abbiamo raccontato. Perché la moglie è come impazzita e non si può vedere più lì dove è successa la disgrazia. Si capisce? Sì, 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 lo diceva. Sì, per chiedere un trasferimento, lei capisce, ha letto il giornale, perché dice che ha una posizione delicatissima da difendere. Console, capisce? E minaccia una querela al giornale per diffamazione. Una querela. Cosa dice poi di lui il giornale? Tante menzogne, dice, a suo danno. Io non so ancora che cosa c'è scritto il giornale su di lui, sulla moglie, su quella disgrazia. Posso giurare, signorina, che io mi sono tenuto fedelmente a tutto ciò che avete detto voi, né più né meno. Col calore si capisce della commozione che ho provato, ma senza aggiungere nulla nei dati e nei fatti. Lo potete constatare voi stessa leggendo il giornale. Potete vedere l'attenzione che ho avuto verso di voi. Io, guarda, sono venuto qui per sapere come mi devo comportare nei confronti di questo signore per le sue minacce. Oh, ma non ha nulla da reclamare, nulla da minacciare voi. Tanto meglio allora. Oddio, oddio, come mi sento male. Non fate così. Non ce n'è ragione. Non è niente. Oddio. Sono caduta. No, perché mi è parso di cadere. Non so, come se tutto ad un tratto fossi diventata come di piombo. Oddio! No! No! Via! Non posso più sentire, non posso più vedere nulla! Andiamo! Sono addolorato per tutto ciò. E questo è niente. C'è un altro guaio che la signorina ancora non sa. È venuta a dirlo il console ieri, in redazione. Non dovrei mandarmene, è stato colossale. Veramente colossale l'effetto del mio articolo. Pare che la fidanzata del giovanotto, il tenente, indignata dell'inganno fatto dalla signorina, abbia mandato a monte il matrimonio. E non solo. Saputo dell'altarino, anche il giovanotto è stato preso da rimorso. E per la commozione di come ho raccontato il suicidio io, il giovanotto è andato fuori di testa. Si chiama la spiga, sì, tenente la spiga, ha perso completamente la testa, l'ha detto proprio ieri al giornale il console. Sì, pare che sia venuto a trovarlo addirittura al ministero degli esteri, il padre della sposa, e gli ha raccontato tutto. Ed eccomi qua, inguaiato in prima persona, con la minaccia di querela. Ha fatto un bombazzo, specialmente perché la figlia in un primo momento si è mostrata indifferente, ma poi avvicinandosi l'ora del matrimonio, piangi, disperazione, un disastro, uno scombussolamento totale. E siccome il conto l'ha conosciuto alla spiga a Smirne, dopo, proprio là, a Smirne, dove c'era la ragazza che faceva da istitutrice. Sì, permesso. Scusi. Sì, e dove? Dove? E qua, dove? Lei. Sono Franco la spiga. Ah, il signor la spiga. Eccolo qua. Sì, ma le nozze. Fai onorare ingannandola la inesperta Ersilia, la inganna, la fa sua, la tradisce, la infanga, strappandole tutta la dignità personale e sociale, vorrebbe riscattarsi per il male compiuto. Mm.
Dunque anche lei qua? Sono stato in ospedale, era uscita. Sono corso al giornale dove ho saputo. So che è qua. E dove? Dove? Il console Grove. Voi? Voi qua? Oh, Dio mio, io non posso più reggere a nessuna sorpresa. Mi hanno salvata, sì, mi hanno salvata. Ma lei non sa che male mi sarà rimasto qua dentro. Soffoco. Uno spasmo così fitto. E poi alle reni non mi posso neanche toccare. Oddio, sono così disperata. Se lei sapesse, così disperata. Non pensavo, non credevo. Dio mio, questa terribile situazione. D'un colpo, attraverso tutta la mia vita oramai spezzata, tutte quelle grida di giornalai, mi sono sentito come afferrare e gettare a terra. Grida! La mia fidanzata, il padre di lei, la madre! Anche per la scala gli inquilini. Corsi subito all'ospedale. Non me la lasciarono vedere! Che male che ho fatto a tutti. Vedo che tutto il mondo è pieno del male che ho fatto. Me ne sento schiacciare. Devo riparare! Bravo, è la soluzione migliore. E io ne sono veramente felice per te. Sono venuto qua per farmi perdonare. Per compensarti di tutto il male che ti ho fatto. Io sono qua per te. Che il mio dovere è prima di tutto verso di te. E che tu non faccia nulla, per carità, contro questa fortuna di poter riparare a tempo. Vada via. Ma come? Non mi vuoi? Ma io oramai non posso più tornare indietro. Per me stesso non posso. Perché tutto ora mi è ritenuto avanti. Una cosa che, Dio mio, credevo così lontana, come sognata. Tanto che, come se non fosse stata vera quella promessa, quella notte lì. Quelle promesse che si fanno, perché sì, perché allora si devono fare. Credetti di non dover più farne uno scrupolo e che lo potessi. Nonostante le lettere che ricevevo da te e che distruggevo come cose non serie. Quando invece per te la mia promessa valeva, era tutto vero. Vero e non quasi un sogno come già per me. Tanto vero che, arrivata qua, adesso lo capisco. Il mio tradimento è stato per te come per me, che l'ho toccata fra tutte quelle grida. La durezza della realtà, che riviene d'un tratto avanti e ti schianta, ti annienta. La prego. Senti, la prego. Vada via. Lasciamo il fiume di rasserenarsi. Di trovare il proprio equilibrio, la propria serenità, la fede. Il signor Cannavale, mi scusi. Sì. Se alcuni anche lei. Non voglio e non posso neanche sentire nominare. Ha già
una querela al giornale. Il console? Il console? Lui, il console! Non mi lascerà più in pace! Dio, me ne lascia andare, per carità! Ma no, si calmi, si calmi! Alla fine che cosa le può fare dopo il modo con cui l'ha trattato? Si calmi, su, si calmi! Ma lei capisce che se ora sono qua, così come lei mi ha veduta, e... Non ho nulla, nulla con me. Avevo all'albergo dove ero scesa una valigina e ora non so più che cosa ne sia. L'avranno sequestrata. Non si preoccupi, guardi, non si preoccupi. Risolveremo tutto, ci penso io personalmente. Manderò qualcuno a prenderlo o ci passo io dall'albergo. Bene, bene. John, ma ora... Ora sono nuda. Sì, va bene, qua ci sono io, non si preoccupi. Penserò tutto io. Ora, sì, vai dentro, per carità. Così almeno le porto qualche ristoro e vedrai che lei poi riposerà tranquilla. Va bene? Sì. Lei? Chi chiama? Ma non vede chi sono? Come sono? Vedo che ti sei ridotta così. Ma sei la mia Silvia, la mia Silvia. Tornerai ad essere la mia Silvia. Mi lasci, non mi tocchi, non mi tocchi, mi lasci. Ma come, mi dai del lei? Tu che devi essere mia, mia come già fosti mia. Ah, questo è uno strazio veramente insopportabile. Dio mio, ma come devo dire, come devo far capire che per me doveva essere tutto finito! Ma no che non è finito! Vedi che non è finito, se io sono qua di nuovo con te! Quello che lei fu per me, là, non può più essere ora! Ma sì! Perché sono lo stesso! No! Ma come no? Anche per la ragione, glielo dico, che io ora non posso più essere la stessa! Ma non è vero! Ti volesti uccidere per me, lo dicesti! E allora? E allora? Non è vero! Ma come non è vero? Non è vero! Ho mentito! Hai mentito? Sì, ho mentito. Dissi una ragione. L'ultima, che per me in quel momento era vera. E ora non più! Non più? Perché non più? Perché ora io... Per mia disgrazia vivo! Sono vivo ancora! Per tua disgrazia? Ma è una fortuna! Ah, no! Bella! Bella fortuna! Mi vorreste condannare ad essere quella che io voglio uccidere? No! No! Basta! Basta quella! Lasciatela stare là, quella. Con la ragione che disse allora, quella. E che ora non vale più. Né per me, né per te. Come se io non potessi rimediare. Posso? No! Ma come no? E allora quella che era per te ragione di morire, deve essere al contrario adesso, ragione di vivere, mi pare! Spento fin anche a riconoscerti. Tu? Me? Non mi fate impazzire! Non stenti forse anche tu a riconoscere me? Ma no, perché ti pare così? Perché se ti avessi visto prima, io non avrei proprio potuto dirlo. Che cosa? Che mi uccidevo per te! Ma neanche la voce, gli occhi. Mi parlavi con codesta voce, mi guardavi con codesti occhi. Io ti vedevo. Come ti vedevo? Tu mi allontani, Silvia. Mi fai dubitare di me, di te. Certo, perché tu non puoi capirla. Tu, questa cosa così orribile, di una vita che ti addorma, così, come un ricordo, inaspettato, inatteso, così. Annunciato che tu stai.
stesso stenti a riconoscerlo. Non sai più trovargli un posto in te, perché anche tu sei cacciato. Pur rendendoti conto che quella vita seppur tua, non era per te. Ma sono io, Ersilia, io che torno a essere quello, che voglio di nuovo essere quello per te. Ma non puoi, non puoi, Dio, capisci? Non puoi, perché ora, vedendoti, io sono certa che tu non sei mai stato quello. Ma non è vero. Perché? Perché ti meravigli? Se ora ora sentendoti parlare, mi sono accorta che anche tu hai avuto la stessa impressione. Sì, è vero. Ma perché ora dici cose? Che sono vere? Perché? Perché non te ne vuoi approfittare? Tutti! Tutti se ne possono approfittare! Io sono! Per te non è colpa! Ma che cosa, Dio mio, non è colpa? Quello che hai fatto a me! Ma come non è colpa? Se sono qua per questo! Nella vita si fa! Nella vita si può fare! Maledengo i rimorsi, come quello che io provo per te. Che è un vero rimorso, sai, e non un semplice dovere che io riconosca verso di te. Ma se vieni a sapere che non sono quella che credevi, che non sono quella che ti hai immaginata! Dio mio, ma cosa dici? Giuro! Giuro che avrei fatto di tutto. Io, per essere quella che voi altri vi eravate immaginata. Ma no, signori. No, signori. Ecco, vede? Quella vita che mi ero tolta, vede? Non mi vuoi lasciare. Mi ha presa con i denti. E non mi vuole più lasciare. Ed io ora ne soffro qui, nelle mie carni vive, che subirono l'onta, il ribrezzo. Sappia, che io mi sono offerta per la strada, al primo che passava, per disperazione. Alla vigilia del tentativo del suicidio. Ho capito? Sì. Sì. Oh, Ersilia. Perché non avevo più la borsetta, neanche tanto da pagare il conto dell'albergo. Ho capito? Sì. È questo che fa crescere in me il mio rimorso. L'obbligo per me di ricompensarti di tutto quello che ti ho fatto. Ma no, tu. Io? E chi altri? Mi volete proprio far dire tutto. Tutto. Anche quello che nessuno confida neanche a se stessa. Misurai freddamente lo schifo provato per vedere se avrei potuto risultare. Mi passai la cipria sul viso prima di uscire dall'albergo col veleno dentro la borsetta. Ne avevo tre di quei tubetti dentro la valigia. Istitutrice, mi servivano all'occorrenza per disinfettare. Incipriandomi, mi guardai proprio come lei ha supposto, nello specchio sul canterano dell'albergo, prima di uscire per uccidermi. Ma lì, sul sedile di quel giardino, io non lo so se l'avrei fatto. Non lo so se mi sarei più uccisa. La cipria me l'ero data. E anche un po' di rossa di labbra. E mi ero messa apposta quest'abitino decente. Ma se ora sono qua, ecco, vede? Che vuol dire? Vuol dire che l'ho vinto quello schifo! Dopo averlo paragonato con la morte. Sì.
Senti, io lo so. Io lo so perché parli così. Perché provi con questa voluttà di dire agli altri. Io? Voi altri? Ah, vedi, lo sai dire. E allora, se la vedi come una crudeltà degli altri, perché non vuoi che almeno uno di questi altri, cui si è ridestata la coscienza, non ripari con questa crudeltà? E come? Come? Infliggendomi ancora? Ma no! Io ti dico che finti! Io ti dico che non è vero! Io ti dico che ho mentito! E te lo ripeto! Non sei stato tu! Non sono stati gli altri! La vita! La vita è stata, Dio mio, questa vita che mi dura, Dio, che disperazione, senza che mi sia mai potuta consistere in qualche modo. Ma che altro devo dirti per allontanarti? Vai via! Silvia, c'eri nel signor Conte dei Grotti. Ah, qui anche lui? Lasciatemi parlare con lui. È meglio che gli parli. Tanto meglio, quanto prima. Venga avanti, signor Console. Il console Grotti, a Smirne, in Turchia, si è approfittato della giovane ai suoi servizi casalitti. La odia, e ancor più la odia la moglie. La incolpano vigliaccamente della tragedia e della morte in incidente della loro figlioletta. Insieme butteranno fango malevolo sulla giovane ragazza, non consentendole di poter indossare una sociale vestina decente per la vita e per la morte. Le basterà questo mio sdegno, lo stato nella quale la ritrovo, per spiegarle i motivi per cui sono qua. Ma lasci stare il mio stato. Gli ho già detto che lei non ha nessuna ragione di trovarti qua. E gli ho anche detto che la sua condotta al mio riguardo non è stata affatto la conseguenza di quel mio atto disperato. Stupida! 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 Mentire così puerilmente! No! No mentire! Ma uccidermi! Uccidermi davvero! Ma non sono stati i rimorsi, sai, neanche per me. Tu, i tuoi rimorsi, se li puoi sostenere, hai da mantenerti, tu. Mentre io mi sono ritrovata sola, nuda, in mezzo a una strada, io. E allora, sai, è più difficile. Quasi impossibile! Mi viene davvero da andar via col cervello, a ripensare a quando tua moglie scoprì la nostra relazione e mi cacciò via come un'assassina, mentre la bambina precipitava dalla terrazza, perché tutti e due, avevamo lasciato sola la bambina. Su quella terrazza! Perché pregato dal padre della sua fidanzata. E ho trovato che ella, del resto alla sua stessa presenza e di tutti, si disperava perché lei... Perché io volevo riparare al male che gli avevo fatto. Perché se ne dispera? Vorrei sapere se questo male che io l'avrei fatto è vero. Ma perché ella non vuole la sua riparazione. Non la vuole, oh bella. Gliel'ho pure detto, ripetuto. È una bella ostinazione la sua, per Dio. Ostinazione. Sì, fino a confessare l'inconfessabile, già.
fino a confessare di quando si offrì di sera al primo che passava. Disse anche questo? Anche questo, anche questo! E avrebbe fatto anche questo per colpa mia, per il mio tradimento! E lei vorrebbe che io, ammettendo questo, non mi ostinassi a pretendere con tutta la forza della mia coscienza che ella accettasse la mia riparazione. Ma io sono pronto a pretenderlo, anche ora, se lei mi dà la sua parola d'onore che sua moglie ha detto il falso, denunciando che è stata la sua amante. Zitti! Zitti! Vieni, vieni con me, ti condurrò io, ti aiuterò in tutto. No, non voglio, non voglio. Sarebbe inutile. Ma chi lo dice? Si deve fare anche presto. No, è inutile. È inutile. Ormai non c'è più rimedio. Lasciatemi stare. Lasciatemi tranquilla. Non mentì per vivere. Questo. E perché allora? Ma per morire. Per morire. Ecco, vedi. Te lo gridai, che quando dissi quella menzogna, per me doveva essere l'ultima, perché per me doveva essere tutto finito, e che la dissi apposta per questo, ma mi disprezzò così tanto. Ma accusato? No, no! È così difficile dirlo, figurati crederlo, ma ora ti dirò, ho cagionato tutto questo danno a te e anche alla tua fidanzata, e sapevo di non doverlo fare, sapevo che non avevo più nessun diritto di farlo, lo hai saputo, da tua moglie, è vero? E sei accorso qua per riparare. Sì, come lui, per riparare. Arridato. No, no, per carità, per carità. È che ciascuno di noi vuol fare una bella figura. Più si è là e più ci vogliamo far bene. Per la morte, sì.
cittadina decente. Non ne avevo avuta una nella vita che non mi fosse sempre stata strappata dai tanti cani che mi sono sempre saltati addosso. E allora me ne voglio fare una bella per la morte di Bettina Recente. Sì, quella di fidanzata. Non per morirci e basta. E invece no. Non ho potuto avere neanche quella. Strappata. Lacerata addosso. Strappata anche quella. Morire. Nuda. In silenzio. Scoperta. Avvilita e sfregiata. In silenzio. Nuda. Andate. Andate. Andate via. Andate via. Adesso. Adesso lo posso obbedire. Non voglio più vedere nessuno. Non posso più sentire nessuno. Andate, vi dico. Andate. Andate. Andatelo a dire. Tu, a tua moglie. E tu, alla tua fidanzata. Che questa morta, ecco qua, non si è potuta vestire. Thank you.
Un gruppo storico del teatro da Gara. Bravi! Bravi!